Credo che sia un momento molto bello, un giorno molto bello oggi per questa valle. E celebriamo oggi la festa di Sant'Antonio Abate, questo santo che ha questo potere ancora oggi, dopo 2000 anni, di aggregare le persone e dare a noi un momento di festa e di ringraziamento, soprattutto al Signore per i suoi doni, il dono della vita, ma anche il dono della natura, il dono degli animali, protettore degli animali. E anzi, una tradizione antica che si tramanda tutti gli anni, tutti i paesi della valle che si raccolgono oggi qui attorno alla chiesa di Anzola, credo che sia un momento da mantenere, da conservare e da tramandare. E chiediamo al Signore, lo ringraziamo e gli chiediamo i suoi benefici, la sua misericordia e il suo amore, e che possa sempre permetterci di fare festa e di ringraziarlo. Chiediamo al Signore qual è la mia vita, cosa vuoi fare con la mia vita, un pochino, nella mia famiglia, in casa, nel mio lavoro, con i miei figli, con mia moglie. Dammi queste armi, dammi un po' del tuo spirito, donami l'umiltà per vincere le tentazioni, per interpretare la storia nel modo vero. Di razze della zona? Della zona. E questo è proprio come si faceva una volta. Eh sì, eh. Una volta si portava tutto con gli animali, così. Col carro. Fiera la via da lì. La tradizione antica di benedire gli animali. Eh sì, poi. Sì. Da molti anni che si fa. Eh sì, dicono la messa, poi viene il prete, darsi la benedizione, poi si beve un bicchiere di vino in più. Quello ci vuole. Ciao, siamo qua. Thank you.